Anche quest'anno abbiamo terminato questo concerto di Natale, molto particolare direi sotto vari profili, intanto perché abbiamo ricordato il maestro Zeno Scipioni e quindi la ragione fondamentale per cui noi siamo qui è che lui ha iniziato questa attività del coro della Camerata Polifonica Viterbese ormai 46 anni fa se non vado errato. E poi abbiamo avuto come amici, aiutanti in questo percorso, quattro ottoni dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, quattro prime parti dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, e questo per noi è stato motivo di grande orgoglio, e ci hanno veramente sostenuti realmente dal punto di vista dell'intonazione, della qualità del suono, eccetera, e per noi è stato un onore suonare, cantare insieme a loro. Il pubblico ci ha seguito come sempre, siamo felicissimi di aver dato questo contributo proprio in questo giorno, nel giorno della scomparsa del maestro Scipioni, aver dato questo contributo di musica, di bellezza, in cui crediamo e che continueremo a coltivare nel tempo, proseguendo su questa linea, appunto, speriamo, di musica e di bellezza da offrire a chi ci ascolta e alla città di Viterbo.